2, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oramai ci siamo, manca veramente pochissimo alle sfide della settimana numero 6 e ne vedremo davvero delle belle ragazzi. Ve le voglio ricordare molto brevemente, anche se tra pochissimo anche voi le avrete disponibili. La prima ragazzi, da 5 stelline fai danni agli avversari. Molto semplice, 500 di danni totali li possiamo fare in qualsiasi modo, con qualsiasi arma, non c'è assolutamente nessun vincolo. Numero 2 ragazzi, danneggia strutture con il piccone. Quindi ragazzi, si parlerà ovviamente di strutture avversarie che dovremo danneggiare con il nostro piccone per un totale di 3000 punti in totale, appunto, dove danneggeremo le nostre strutture avversarie. Proseguiamo, fatemi trovare una cosa perché volevo farvi vedere una cosa che mi sono completamente perso. Miseria, miseria, miseria. Niente, non ve la faccio vedere perché tanto comunque l'ho persa. Cerca dove guardano le teste di pietra. 10 stelline ragazzi per questa missione. Sappiamo che sarà a Borgo Bislacco. Andremo a cercare lì l'eventuale, come si dice, traguardo, l'eventuale marker, quello che sia, che ci darà la missione. Andiamo avanti con ancora sfide da 5 stelline. Cerca i forzieri a rifugio ritirato. Non c'è niente di complicato ragazzi, anche perché a rifugio ritirato di forzieri ce ne sono veramente tantissimi, ce ne sono, ne trovate nelle case, li trovate dentro il palazzo principale. Ci tenevo a farvi vedere una cosa, vediamo se la pesco, che ce l'ho qua, non è che non ce l'ho qua, insomma ce ne sono veramente veramente tanti. Eccolo qua, dov'è? Aspetta che me la invio così ve la faccio vedere proprio in direct. Completa i giri a tempo. Questa ragazzi è un'altra sfida della week 6 che è veramente veramente particolare, perché vi avevo detto ragazzi che pensavo fossero giri a tempo nella pista, quella che c'è praticamente sotto a rifugio ritirato. In realtà ragazzi non è proprio così, e tra l'altro quello che mi sono appena inviato e quello che vi voglio fare vedere adesso, abbiamo un logo dei giri. Eccolo qua ragazzi, questo sarà un logo in anteprima per voi dei checkpoint che dovremo prendere completando i giri a tempo che ci verranno proposti probabilmente in diversi punti della mappa. Andiamo avanti con le ultime due sfide da 10, eliminazioni con il minigun o con la minigun o con mitragliatrice leggera ed elimina nemici a pinnacoli. Quindi niente di esagerato, molto easy per queste sfide della week 6 che vi ricordo vi regaleranno un bel po' di punti esperienza e alcuni livelli del pass battaglia che non ci fanno assolutamente male. Noi ovviamente le affronteremo questa sera in live, ma sono state scoperte delle altre cose incredibili dal mio team di informatori ragazzi. Voglio farvele vedere molto velocemente. 3 2 1. Arbabrulo, guardalo qua, guardalo. Che caspita è questo, Xyuder? Questo ragazzi è lo spaccato di un glider di colore rosso, assolutamente identico a quello dell'archetipo. Ci assomiglia veramente tantissimo, solo che è di colore rosso. Quindi ci chiediamo di chi è questo glider, perché l'hanno inserito. Questo arriva dai file sorgenti, ragazzi, questo arriva dai sorgenti di gioco. Non sappiamo da dove arrivi, chi l'abbia inserito. Io ve lo mostro, che sia la skin del Twitch Prime, abbiamo già visto che anche per altre skin i paracaduti si somigliano particolarmente. Mi viene in mente quello del corvo con un altro che adesso mi sfugge via, però che sono praticamente identici. Staremo a vedere, e non è mica finita ragazzi, non è mica finita, perché dai, anche di pomeriggio, Xyuder, dai, ma anche di pomeriggio, sì, anche di pomeriggio ragazzi, codici a profusione per voi ragazzi. Questo è una parte di codice del nuovo oggetto consumabile che darà velocità
al nostro personaggio. Si chiama Chili Peppers. Quindi, ragazzi, è un peperoncino. In poche parole, capiamo che è un oggetto consumabile, perché sotto la scritta Forage Items, che vuol dire oggetti consumabili come le mele, come i funghetti, in poche parole sappiamo anche che darà speed boost, quindi velocità al nostro personaggio. Molto interessante anche questo, ragazzi, recuperato pochi minuti fa sempre dal mio team di Leakers e che io ho voluto mostrarvi per darvi una bella e sfugosa anticipazione. Beh, ragazzi, io vi auguro davvero a tutti di completare al meglio le sfide della settimana 6 e di raggiungere Ragnarok in maniera davvero rapidissima, anche perché terminate le sfide del pass battaglia, cioè terminati i livelli del pass battaglia, tutte le sfide che ci avanzano verranno automaticamente trasformate in punti esperienza per il livello stagionale. Io vi ricordo, ragazzi, un bel like se ancora non lo avete fatto e se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi in tantissimi al canale e non dimenticate di passare sulla mia pagina Instagram xuder_youtube. Noi ci vediamo in live. Ciao!